Va bene. Prima io, poi tu. Però io sul tuo autobus non c'era, perciò tocca a te. 10 nomi mi devi dare. Non ricordo sull'anima di mia madre, in questo momento non ricordo. Mi pare che sto sognando. Ti sveglio io, ti sveglio. Con un paio d'anni di carcere, vai via. Qui manca qualche cosa. No, qui manca qualcuno. Ma sì, chi tu governi Panelli? O Panellano? Quello è. Tutte le mattine alla partenza dell'autobus sta qua. Bisogna immediatamente trovarlo e portarlo al comando. Sono passati 2 giorni. La giornata è torrida. Il maresciallo Di Natale ha appena finito di battere il rapporto sulla vecchia macchina da scrivere. Si stiracchia. E adesso si appresta a preparare sul fornellino elettrico, nascosto dalle pratiche, con la moca monodose, un bel caffè. Ma di quelli fatti col caffè e caffè, mica surrogati autarchici. Il tempo non è lineare. Ma
Ma cosa credete, che il tempo possa continuare così? Senza fare una grinta, una plica, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno e anno dopo anno. Il tempo non è lineare. Non è una teoria, è una disciplina mentale. Io, per esempio, non volevo perdere le mie emozioni nell'esatto momento in cui nascevano. Non volevo e non volavo. Non capivo perché tutto dovesse essere sequenziale. Non mi rassegnavo l'idea di procedere in linea retta e a poco ho reimparato a vivere tra le righe del destino. Per anni mi sono sentito incastrato in questo DVD di vita abitata, spaesato, senza mai essere messo in pausa o riavvolto almeno una volta.